Ciao a tutti, bentornati nel canale di Studio 72. Oggi andremo a vedere come sincronizzare due tracce audio, appunto, all'interno di Adobe Premiere. Prima di tutto però vi ricordo di iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto, ed ora passiamo al nostro tutorial. Bene, una volta aperto appunto il nostro Premiere, io ho importato appunto il video dell'intro, che serve questo, più l'audio, quello che ho registrato col microfono. Come vedete, all'interno di questo video c'è l'audio originale della fotocamera che non mi piace, quindi io lo vado a sostituire con quello appunto del microfono. Come facciamo ad andare a sincronizzare appunto i due audio? Innanzitutto lo prendiamo e lo portiamo al di sotto del nostro audio originale. Ora andiamo a innanzitutto togliere le parti che non ci interessano, quindi io direi di andare ad accorciare il video qui, i nostri audio qua, stessa cosa alla fine, in questo modo, e o andiamo a sistemarlo manualmente, cosa che ci si riesce, però insomma diventa un po' pericoloso. Ovviamente dobbiamo andare, io adesso nel mio caso, avendone due, le vado a unire, così me le muove in un colpo solo. Quindi o andiamo ad unire andando a vedere appunto le onde del nostro audio fino a cercare di allinearlo il più possibile, o altrimenti, un metodo molto più sbrigativo, andiamo a selezionare le nostre tracce audio, facciamo tasto destro del mouse, andiamo su sincronizza. Qui abbiamo varie opzioni, come vedete inizio clip, fine clip, codice di tempo. Io vado a selezionare audio, quindi gli dico di seleziono appunto la traccia 1, che sarebbe quella del mio video, e gli dico ad adattare appunto la seconda traccia audio alla prima. Quindi vado a fare ok e lui, come vedete, in automatico ci ha sincronizzato il nostro audio. Ovviamente questa è una procedura che ci fa risparmiare molto più tempo, perché con un semplice click lui ci va a sistemare il nostro audio. Nel caso proprio che non sia in sync perfetto, ci basterà andare a muovere leggermente la nostra traccia appunto secondaria per andarlo a regolare al meglio, ma di solito comunque è molto preciso. E niente, questo è tutto per quanto riguarda questo semplice tutorial, però molto utile. Io vi ringrazio di avermi seguito, vi rinnovo l'invito ad iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto, lasciate un like al video se vi è piaciuto, commentate per qualsiasi cosa se avete domande o curiosità, visitate il mio sito www.studio-72.net e noi ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao a tutti!